ad attenderci fino ad ora. Vitalba, lei scrive anche per il Domani, ma io la voglio usare, se mi permette, come giurista. Lasci perdere il Covid, lasci perdere i vaccini in questo momento. Tecnicamente, siccome lo Stato dice che vorrà prorogare lo stato d'emergenza, può farlo da un punto di vista costituzionale, per le nostre leggi, per le nostre regole. Vitalba. La legge che disciplina lo stato di emergenza, che poi è la legge sulla protezione civile, è molto chiara. Lo stato di emergenza viene dichiarato quando c'è una calamità naturale, un altro disastro, un evento inatteso e inaspettato che produce dei gravi danni, e quindi è una legge che consente di operare gli interventi per mettere in sicurezza le persone. Si tratta di interventi indifferibili e urgenti che servono appunto alla riduzione del danno. Quando finisce lo stato di emergenza ai sensi di quella legge? Finisce quando si sono ripristinate delle condizioni di vita sostanzialmente normali e quando hanno ricominciato a funzionare i servizi essenziali. Ora appare evidente che noi non ci troviamo in questa situazione, cioè il Covid è un evento con cui stiamo più o meno convivendo da all'incirca 2 anni. Non possiamo dire di essere appena reduci da un'ondata, da uno tsunami, da un terremoto. Sappiamo esattamente qual è il problema. Si sta procedendo con le vaccinazioni, che sono comunque degli eventi programmabili e prevedibili. Abbiamo una struttura commissariale che sta operando per questo e dunque delle condizioni di vita che sono sostanzialmente normali. Emergenza, lo dice anche l'etimologia, è qualcosa che sta emergendo. Ora, in questo momento, anche una ulteriore ondata, l'arrivo dell'inverno, così come l'arrivo del Natale, sono tutti eventi che noi possiamo prevedere e che le autorità con dei provvedimenti possono contenere. Quindi, obiettivamente, non si comprende quale sia la motivazione di continuare ad estenderlo. Non la